Ok, siete anche voi alla ricerca di un nuovo computer che però sia giusto per le vostre esigenze, da spendere il giusto e portarvi a casa un prodottino di tutto rispetto. Oggi ci sposteremo su un review di un Dell che vi permetterà di fare delle cose eccezionali. Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Marco, questo è SpaceMess. Oggi Review Tech, una retro review perché andiamo a parlare di un prodottino un po' particolare. È un prodotto che è stato concepito nel 2015 e voi direte, sono passati 7 anni, cosa mi stai facendo vedere? Una porcata? No, sto facendovi vedere un prodotto che vi potrà permettere di fare tante tante belle cose per i prossimi anni senza spendere tantissimo. Allora, oggi parleremo di questo Dell Inspiron della serie 7000, precisamente 7348. Praticamente questo dispositivino, che è veramente un gioiello della tecnica, è stato prodotto nel 2015. 2022, 7 anni, tanti anni. Giustifica acquistarlo usato? Secondo me sì, e vi spiego subito perché. Partiamo dal fatto che è un prodotto della Dell e i prodotti della Dell sono sempre dei prodotti di altissima qualità. Monta un i5 di quinta generazione, cioè un 5005. Con caratteristiche Intel come processore, perciò già partiamo dal presupposto che il processore è già di fascia alta, non altissima perché i migliori sono gli i7, però per un prodotto del genere va più che bene. Ma che cos'è che vi dovrebbe portare ad acquistare un prodotto che monta un i5 di quinta generazione, un display da 13 pollici e 3 e un hard disk da 500 giga, non un SSD ma normale, un hard disk normale, e 8 giga di RAM? Semplicemente una feature che, ragazzi, vi lascerà molto molto colpiti. Noi possiamo tranquillamente usare il nostro trackpad per utilizzarlo. Cose molto carine di questo dispositivo è la tastiera retroilluminata, che vi darà l'opportunità di poter avere il massimo utilizzo della vostra tastiera con la funzionalità QWERTY, cioè il tasti con layout italiano. Potrete vedere tranquillamente durante le vostre sessioni notturne di lavoro o di svago, perché la retroilluminazione della tastiera vi permetterà di poter fare questo. Ok, mi chiederete, sì, ok, 2015, passati tanti anni, un prodotto del genere cosa potrà valere adesso nel 2015? Siamo sempre tra le 250 e le 300 euro sull'usato, perché sul nuovo costava circa tra le 8 e 900 euro nel 2015. La domanda, come dice Lubrano, sorge spontanea: perché andare a comprare un dispositivo a 300 euro nel 2015, cioè di 7 anni fa? Semplicemente per questa caratteristica, guardate. Op, 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 perfetto. Abbiamo orientato il nostro dispositivo in maniera tablet. Perciò adesso noi possiamo entrare tranquillamente nel nostro computer e utilizzarlo come se fosse un tablet. In automatico il nostro display si orienterà, la tastiera verrà disabilitata e noi potremo usare il nostro computer come se fosse un tablet. Abbiamo il tasto Windows già praticamente a portata di mano, abbiamo tutte le porte che potrebbero esserci utili, come l'accensione, il volume e tutte le porte che poi vi illustrerò dopo nella grafica. Ma il vantaggio principale di questo dispositivo è il fatto che sia touch. Come potenzialità, secondo me, Dell ci stava beccando veramente tanto, soltanto che l'evoluzione del sistema operativo Windows dall'8 a i 10 ha sfrenato un pochettino questa carta del 2-in-1, cioè il 2-in-1, un computer, un tablet insieme. Un po' è stato frenato, però diciamo che se una persona dovesse essere interessata a sviluppare un sistema personale dove utilizzare il computer per lavorare durante la giornata e utilizzare una sorta di tablet per godersi la serata, con questo prodotto avete tante caratteristiche che vi possono essere utili. Allora, qua ci sono la porta per l'accensione, i tasti per aumentare e diminuire il volume, le casse per avere un suono stereo,
la porta USB 2.0, la nostra penna per poter utilizzare il dispositivo in funzionalità tablet e il nostro slot per la SD. Dall'altra parte abbiamo invece le nostre due porte USB 3.0, il cavo jack per le cuffie, il cavo jack per il microfono e una porta HDMI. La nostra tastiera retroilluminata e il nostro display touch con un interasse da 13 pollici e mezzo vi permetterà di avere una massima visibilità e con un ottimo contrasto. La webcam che vi permetterà di poter fare le vostre video call tutte in tranquillità. La video call con Zoom non vi sarà permessa con l'utilizzo dei fondali, perché per poter avere quella funzionalità bisogna avere o un green screen oppure avere un processore un pochettino più potente. Per quanto riguarda il bilanciamento dell'apertura nel nostro dispositivo, non è fatto veramente bene, perché si può notare che le cerniere sono troppo rigide e impediscono l'apertura leggera del prodotto. Però basta una piccola accortezza, lo teniamo e si apre con tranquillità. Poi, per quanto riguarda la nostra funzionalità tablet, dobbiamo piegare e lo mettiamo in funzionalità tablet. Si orienterà automaticamente per le vostre esigenze in modo tale da averlo come meglio volete. Ok? Ovviamente questa è la posizione ottimale perché c'è il tasto Windows che vi permetterà di poterlo utilizzare. Entriamo dentro, tasto Windows, e possiamo andare dove vogliamo. La punta, non essendo fine e non avendo la precisione, non possiamo prendere in considerazione come un eventuale plus, ma è più che altro un qualcosa che ci permetterà di poter sottolineare se stiamo leggendo un libro oppure scorrere le pagine quando non vogliamo utilizzare il nostro dito. Questa è un'ottima feature che però secondo me potevano svilupparla meglio. Per il resto, il nostro computer praticamente ha delle ottime caratteristiche per lavorare in ambiente office che in ambienti dove la produttività è alta. Parliamo del fatto che questo prodotto, essendo Dell è proprio un marchio di sicurezza per i prodotti non consumer ma professionali. Perciò, se siete interessati ad avere un computer che vi permetterà di poter affrontare la giornata lavorativamente e in più andare sul vostro divano a guardare la vostra pagina del giornale, è semplicemente un'ottima alternativa a un tablet e a un PC insieme. Avete un prodotto che vi fa tutte e due. Caratteristiche negative. Il peso, ragazzi. Parliamo di 1,6 kg di dispositivo che con lungo andare vi peseranno tanto sul vostro braccino se lo tenete così. Ovviamente non è stato ottimizzato al massimo, però è un ottimo esempio che la tecnologia ad andare avanti poteva portare degli ottimi cambiamenti. Qual è stata l'evoluzione di questo? Il Surface? Sì, il Surface che lavora su piattaforma ARM, però non c'entra niente con questi dispositivi, perché il dispositivo con piattaforma ARM che monta su Surface è nettamente superiore, ma stiamo parlando anche di un prodotto da 1.000-1.500 euro. Con questo potete andare tranquilli e comprare un prodotto che, se volete darlo ai vostri figli spendendo 200-300 euro sull'usato, lo riuscite a trovare tranquillamente. Potete permettermi di poter dire: ok, abbiamo un tablet, abbiamo un computer per la famiglia e non dobbiamo fare troppe spese. Monta sotto un sistema a 64 bit, le dimensioni sono un 33x22x19 di spessore. Non è una sottiletta, però
per quello che ci può essere utile, diciamo che la portabilità sotto questi aspetti va deficitaria, però va benissimo anche per le nostre esigenze più normali. È fornito di un display LED touch per ovviamente usufruire della funzionalità tablet. La risoluzione del display è 1920x1080 pixel. Non è malissimo per un prodotto che è stato concepito nel 2015. Il prodotto supporta già l'aggiornamento a Windows 10 e con le dovute accortezze potrebbe andare sull'11. Non lo consiglio perché ovviamente il dispositivo non è di ultima generazione e potrebbero esserci problemi di compatibilità o tanto quanto anche di rallentamento del tutto sistema. È stato concepito per Windows 8 e aggiornato a Windows 10. Su Windows 11, dato che i sistemi operativi di Windows sono un po' pesantucci, non vorrei farvi prendere un prodotto che poi lo utilizzereste come fermaporte. Il comparto wireless monta sotto una scheda 802.11, quasi tutti i protocolli LAN sono presenti già in questo dispositivo. On board c'è già anche la funzionalità Bluetooth e la versione del protocollo Bluetooth è una 4.0, cioè siamo arrivati alla 6, ma la 4 è già decente. La capacità dell'hard disk è un 500 giga, si può fare l'upgrade a portarlo anche a 1 TB senza nessun problema, ma il mio consiglio, se volete qualcosa di molto più performante, è sostituire questo 500 giga da 5400 rpm a un SSD da 6 GB al secondo, che vi permetterà di poter avere un dispositivo più veloce, più performante e anche più reattivo. Per quanto riguarda la valutazione che viene data di base nell'acquisto del prodotto, il vostro laptop in funzione sia tablet che PC è un bellissimo caricabatterie Dell che vi permetterà di poter tranquillamente caricare il vostro dispositivo ovunque volete tramite un cavo di rete normalissimo. Per quanto riguarda il form factor, ragazzi, è veramente molto molto carino. La luminosità del nostro display è ottimale, non è troppo alta, non è troppo bassa, si può regolare tramite i tasti funzione che ci permetteranno di poter fare tutto ciò che vogliamo. Cosa possiamo fare con questo prodotto? Nel 2015 si potevano fare tante cose, nel 2022 se ne possono fare tante altre. Possiamo tranquillamente utilizzare lo store di Windows per poter scaricare le applicazioni e utilizzarle come potrebbero essere YouTube, TikTok, Instagram e tutte quelle cose che potremmo usarle per quanto riguarda l'uso quotidiano. Consiglio di averlo? Secondo me sì, un ottimo prodotto per gli smanettoni che vogliono un computer e vogliono qualcosa in più di un computer, cioè un tablet, e si possono orientare su questo dispositivo. Nuovi prodotti con questa funzionalità ci sono gli Acer, ci sono i Lenovo, però sul nuovo siamo intorno ai 400-800 euro per un dispositivo che è sì di nuova generazione, ma di costruzione di un marchio che io per ora non consiglierei. Perché consiglio Dell? Perché Dell è sinonimo di qualità e garanzia. Ragazzi, spero che questa piccola retro review vi sia piaciuta e vi abbia dato qualche informativa in più per poter prendere in considerazione ed acquistare questo prodotto. Non è facile da trovare, ma se lo trovate acquistatelo con tutta sicurezza, perché è un prodotto che vi darà tantissime soddisfazioni. Come sempre, ragazzi, mettete un pollice in alto se vi è piaciuto il video, se volete qualche informazione scrivetelo giù nei commenti. Come sempre, ragazzi, be smart e vi aspetto numerosi al prossimo video. Ciao belli!